Buongiorno, benvenuti al Gioberti. Sono la dirigente Carla Parolari e oggi voglio accompagnarvi, in modo un po' insolito per essere un open day, attraverso la nostra scuola. Quindi cominciamo subito e seguitemi. Venite, seguitemi, vi presenterò qualcuno dei nostri insegnanti in servizio. Eccoci qua, questa è la sala docenti della sede di Via dei Genovesi, una delle due sedi di questo istituto. Abbiamo la professoressa Lidano e la professoressa Luca. Cristina, una docente di inglese, e la nostra referente per la cittadinanza attiva e non solo, responsabile di tutto ciò che riguarda il mondo della legalità. Venite, vi faccio affacciare. Dalla nostra scuola potete vedere le mura della Basilica di Santa Cecilia. È un posto stupendo. A mezzogiorno ci ricorda ogni giorno che ci troviamo proprio nel cuore di Roma. Adesso vediamo come lavorano nelle nostre classi. Permesso? Posso disturbarvi un attimo? Buongiorno, buongiorno ragazzi. Ciao Simone, come va? Tutto bene? Bene, sono contenta. Allora, volevo semplicemente mostrare a chi vorrà iscriversi in questa nostra scuola come sono le nostre aule. Allora, ho pensato di ospitarli qui. Siete d'accordo? Sì. Va bene. Allora, questa è una Smart TV attraverso la quale, come vedete, i nostri ragazzi stanno seguendo da casa le lezioni, perché come sapete al momento siamo in una fase di didattica digitale integrata, quindi abbiamo parte dei nostri ragazzi in sede e parte che seguono da casa. Comunque, come vedete, ci siamo subito adattati, abbiamo chiaramente una banda larga che ci supporta per tutte le attività in internet e i nostri professori che sono super professori digitalizzati e super formati. Grazie ragazzi, buon lavoro, continuate pure. Arrivederci. Ciao. Venite, questa è una delle nostre due sale bar in cui i nostri... Permesso, posso disturbarvi? Buongiorno ragazzi. Allora, qui si sta svolgendo una lezione di bar praticamente sono alunni di secondo anno. Oggi diciamo la lezione è improntata tanto sui cocktail o sulla figura professionale che la scuola ci offre attraverso questo indirizzo, che sono i bartender. La tecnica di versaggio che andiamo a utilizzare oggi è la free pouring. Cosa vuol dire free pouring? Vuol dire versaggio libero, continuo. Quale metodo? Cos'è che usiamo? Questi metal pour, oppure come si chiama in italiano? Tappo dosatore, brava. Perfetto, quindi attraverso questi tappi dosatori, quindi la tecnica di free pouring, ci permette di avere un'idea ben precisa di quanti cl o quantità di ingredienti dobbiamo mettere in un cocktail. Si impugna la mano, devo mettere un'oncia, si capovolge la parte bassa della bottiglia, metterla all'ora una, ok? Così. Babucciu trifo, chiudo. Babucciu trifo e chiudo, ok? Bene, poi se nel caso in cui mi serve più prodotto continuo, 4, 5, 6. Grazie ragazzi, grazie professore, grazie Linda. E il professore mi ha dato due spunti importanti. Intanto ha parlato della figura del bartender. Ecco, diciamo che il fatto di parlare oggi di bartender ci mette già in una posizione di aderenza totale alla revisione dei percorsi professionali del nostro istituto. Infatti non parliamo più semplicemente di sala, ma parliamo di un percorso che vi darà tutti quegli strumenti per poter scegliere poi cosa fare delle vostre competenze e quindi del vostro futuro. Dicevo, due spunti il professor Grano ci ha dato. Uno l'abbiamo visto, il discorso delle professionalità varie e ampie, e l'altro è il discorso dell'internazionalizzazione. I nostri ragazzi sono impegnati in varie progettualità, sia nell'Erasmus, sia negli scambi con l'estero, sia un progetto molto importante che è il progetto Mont Blanc con la Francia, in particolare una scuola di Parigi. Prego, seguitemi nei laboratori adesso, laboratori di cucina, dove i nostri ragazzi imparano non solo a cucinare, ma al lavoro di squadra, che è la cosa più importante. Eccoci, vi presento due dei nostri docenti,
il professor Alessandro Cavallo e il professor Claudio Matregano. Professor Claudio Matregano è anche collaboratore diretto della dirigente per quanto riguarda tutto l'aspetto dell'attività professionalizzante. Allora, nei nostri laboratori, come vedete, un po' stiamo facendo la lezione classe di quarta e i ragazzi, diciamo, stanno producendo questo menù. Oggi è un po' tematico, quindi andiamo sulla regione Lazio, quindi su Roma in particolare. E questo è un laboratorio abbastanza moderno, abbiamo acquistato anche forni nuovi che abbiamo vinto tramite un concorso che abbiamo fatto l'anno scorso di pasticceria, e quindi cerchiamo un po' così portare un po' di innovazione a scuola, così i ragazzi quando escono troveranno queste tipologie di attrezzature, quindi non troveranno difficoltà nel utilizzare queste attività. I ragazzi adesso stanno lavorando e completando alcuni piatti, alcune preparazioni. Lei sta saltando la pasta, spaghetti e poi impiatteremo. Qua abbiamo fatto invece le costolette e stiamo già iniziando a impiattare. Quindi costoletta di agnello con buccia di patate, anche qui cerchiamo di puntare sul recupero, quindi evitare un po' quello che sono gli sprechi alimentari, quindi il riutilizzo un po' dei prodotti. La cosa che cerchiamo di fare anche ragazzi è portarli un po' su quello che è proprio, sottolineo, l'innovazione. Ad esempio abbiamo il runner, quindi il ragazzo deve conoscere la cottura a bassa temperatura, quindi un attrezzo che adesso nelle cucine è diventato di uso quotidiano. Un'altra cosa è l'affumicatura, un altro modo di impiattare o cuocere, che facciamo vedere ai ragazzi, un po' di pezzettini di baccalà, della rapa rossa, queste sono le erbe aromatiche prese dal nostro orto, quindi mettiamo un po' di timo, limone, rosmarino e timo semplice, poi facciamo questa affumicatura direttamente nel piatto, alziamo, quindi cerchiamo un po' far sì che i ragazzi possano conoscere l'innovazione proprio, cioè quello che troveranno poi all'esterno. Questa qui è un sandwich di patate ripieno con pecorino, manzorana, sale e pepe e avvolto dal bacon, accompagnato appunto da una salsa, le patate, e può essere appunto una buona idea magari per un antipasto. Adesso vi mostrerò cosa stanno facendo i nostri ragazzi del primo M con i loro professori, il professor Costanzo e il professor Annunziata. Sì, me lo ricordo Valentino che ti chiami Annunziata. Ecco, una cosa bella di questa scuola è che c'è molta familiarità, nel senso più bello del termine, tra tutti, tra docenti, dirigente, studenti, personale ATA. Questo ci ha consentito veramente di garantire ai nostri studenti un clima sereno anche in questo periodo di Covid. Ecco, potete ammirare anche con quanta eleganza e serenità i ragazzi stanno lavorando con i loro guanti, le loro mascherine, nell'allestire queste tavole. Ecco, approfitto per dire un'altra cosa. Sulle tavole vedete che ci sono degli spumanti di cui conosce bene la storia questa scuola, perché è stata una scelta di acquisto concordata con il FIS, la Fondazione Italiana Sommelier. Infatti la scuola è sede di questo corso. Abbiamo al momento in chiusura un corso per ben 40 studenti tra i nostri migliori degli ultimi anni. Quindi abbiamo dato un'opportunità ai nostri studenti proprio nel ritrovare una professione sempre più affermata nel mondo dell'enogastronomia, e proprio dal terzo anno in poi ovviamente facciamo delle lezioni pure un po' più complesse, come poi possiamo vedere dall'esposizione che abbiamo fatto, di enologia, e quindi dare delle norme basi per quello che è il servizio di sala. Quindi in questo modo noi che cosa facciamo? Mantenendo sempre
la bottiglia verso l'etichetta, con l'etichetta verso il cliente, facciamo mezzo giro, poi l'altro giro completiamo quello che è, diciamo, l'apertura della capsula, in modo tale che comunque possiamo tranquillamente tapparla. Fatto questo, ok, possiamo prendere il verme e infilzarlo al centro del nostro sughero. Ah, questo è il Tête Vin bordolese. Un'altra cosa. Allora, vedi, qui però ci sono delle mezze bolle concave, qui invece ci sono quelle convesse, e tutto questo ha un motivo. Le varie scalanature sono proprio per i vini. Queste per il rosso, perché ci consente di vedere la conservazione e i riflessi, poi determinano anche l'età del vino. Per i vini rossi, se c'è un riflesso che va sul violaceo, siamo di fronte a dei vini giovani. Se abbiamo un colore che va un po' più sull'arancio, siamo con dei vini invecchiati. Comunque il Tête Vin è ormai un simbolo di quello che è l'associazione, ma anche di quella che è l'enologia. Insomma, chiunque vede un Tête Vin sa che cosa serve. Benvenuti nella sede di Via della Paglia, due passi da Santa Maria in Trastevere e dal Museo di Trastevere. Siamo nel nostro cortile, nel nostro bellissimo cortile, che è diventato anche un ambiente di apprendimento. Buongiorno ragazzi. Buongiorno. Ci raccontate come viene utilizzato questo spazio all'esterno della scuola? Certo. Allora, in questo Info Point noi diamo delle cartine ai turisti che con questi QR code realizzati da noi possono usufruire di guide virtuali nei posti più caratteristici di Roma. Grazie ragazzi, buona giornata. Grazie a lei. Buon lavoro, ciao. Sono la professoressa Sabina Cavina, sono uno dei membri dello staff di presidenza e nello specifico in questo anno scolastico sono anche referente Covid. Come vedete, noi cerchiamo di lavorare nella massima sicurezza possibile. È dall'inizio dell'anno che abbiamo adottato tutti i protocolli per garantire agli studenti, al personale, a chiunque entri nel nostro istituto di poter fruire dei servizi senza incorrere nel limite del possibile in rischi. Cerchiamo di garantire la sicurezza, questo è il nostro obiettivo, ma nello stesso tempo continuiamo ad avere un'attività che sia il più possibile normale. Come vedete, stiamo facendo attività didattica, i nostri laboratori hanno sempre funzionato, la scuola è sempre stata aperta, abbiamo garantito ovviamente la didattica digitale integrata per la parte di studenti che per motivi numerici non ha potuto frequentare la scuola in determinati turni settimanali, comunque la nostra operatività non si è mai fermata. L'amministrazione è il cuore portante della nostra scuola, ecco la nostra DSGA. Buongiorno. Adesso ci illustrerà brevemente quanto è fondamentale in una scuola il supporto degli uffici amministrativi. Beh, in un istituto alberghiero credo che l'aspetto amministrativo, la gestione del magazzino è fondamentale per far sì che i laboratori abbiano sempre tutto il materiale disponibile. Parliamo dei laboratori ovviamente di cucina, di accoglienza, ma anche l'aspetto digitale, no? È fondamentale, abbiamo dato tutte le possibilità, tutti gli strumenti più idonei per far sì che la nostra scuola potesse lavorare anche in didattica in distanza in questo momento, ma comunque con una digitalizzazione a passo coi tempi. Fondamentale anche ovviamente l'ufficio della didattica, che ha rapporti con l'utenza, dove per utenza parliamo non soltanto degli alunni ma anche con i genitori, e devo dire che c'è sempre un riscontro positivo per una tempestività nelle risposte fondamentali, per cui credo che possiamo essere veramente contenti della gestione dell'amministrazione di questa scuola. Siamo un'equipe, quindi nessuno lavora senza il supporto degli altri. Il biennio nella nostra scuola ha una connotazione fortemente orientante per quanto riguarda l'area professionalizzante. I ragazzi fanno attività di laboratorio per lo stesso numero di ore per tutte e tre le discipline pratiche: sala, accoglienza turistica
cucina. Al termine dei 2 anni sono invitati a scegliere il percorso che caratterizzerà la loro professionalità una volta terminato il quinquennio. 4 sono i percorsi attivi nel nostro istituto: enogastronomia e innovazione, enogastronomia e arte dolciaria, accoglienza turistica, sala bar, gestione eventi. La finalità dei percorsi è chiaramente quella di costruire dei professionisti che sapranno perfettamente inserirsi nel mondo del lavoro. Eccoli qua, all'opera, i nostri futuri professionisti. Questi ragazzi sono della classe terza L, percorso enogastronomia e innovazione. Allora, questo è il laboratorio di pasticceria, cucina e pasticceria. Adesso c'è una classe che sta lavorando, io sono l'insegnante di pasticceria. E quello che facciamo qui di pasticceria è soprattutto una pasticceria artigianale, quindi quello che si fa proprio nella classica pasticceria artigianale. Più cerchiamo di insegnare ai ragazzi anche quelli che sono gli aspetti innovativi della pasticceria moderna, quindi ci sono delle escursioni. Adesso stiamo lavorando per esempio con le glassi a specchio, che i ragazzi seguono molto queste cose. Questa è la glassa a specchio fatta con cioccolato bianco, glucosio e latte condensato. Facciamo spesso della pasta di zucchero, quindi dei dolci con la pasta di zucchero, senza comunque mai dimenticare l'aspetto proprio tradizionale e anche lavorativo della pasticceria, quelli che sono i dolci da colazione, quindi la pasta brioche, tutto quello che sono la pasta choux, quello che è la pasta frolla, quindi proprio le cose di base abbinate a questi aspetti un po' più moderni. Eccoci nel nostro laboratorio bar della sede di Via della Paglia. Sono con la seconda A, con il professor Daffinà, e i ragazzi stanno svolgendo un'attività pratica di laboratorio. Cosa fate di buono? Stiamo preparando un cocktail, più precisamente il Negroni. Adesso il mio compagno ha messo uno spicchio di arancia, 5 cubetti di ghiaccio, aggiunge il gin, il Campari e il Martini. Ottimo! Direi che è una preparazione assolutamente interessante, molto utilizzata, no? Stiamo scoprendo un mondo, sì. Quante opportunità, quanti aspetti si possono scoprire ogni giorno? Perché poi apre il mondo, anche il cocktail stesso, questo Negroni stesso, che sembra un cocktail normalissimo, ha dietro una storia molto carina, molto simpatica. Quindi ti apre un mondo nella conoscenza dei distillati, nella conoscenza dei liquori, nella preparazione del distillato, del gin, come viene preparato. Ma non è solo questo, perché poi abbiamo una serie di altre iniziative, altri lavori, a parte la sala, a parte il vino, a parte lo champagne, a parte la Franciacorta. Questa attività, questo lavoro ti apre un mondo di conoscenza. Direi ottimo. Buongiorno, buongiorno ragazzi, buongiorno Diana, presento la professoressa Diana Bienna, secondo collaboratore del dirigente scolastico nella sua sede. Buongiorno a te Sabina e benvenuti in uno dei laboratori della sede di Via della Paglia. Questo in particolar modo è uno dei luoghi dove l'accoglienza turistica, che in linea di massima ha il triennio spesso collocato in questa sede, svolge il suo lavoro. Piacerebbe accogliere persone provenienti da ogni parte del mondo? Ti piacerebbe confrontarti con persone di diverse culture? Vorresti gestire un'azienda? Ti piacerebbe lavorare nel web marketing? Ti piacerebbe creare un pacchetto turistico e diventare tour operator? Ami la storia e vorresti diventare guida turistica? Ti piace il contatto umano e vorresti farne un lavoro? Ti piacerebbe dirigere un albergo? Ami le lingue e vorresti utilizzarle nel turismo? Allora l'accoglienza fa per te! Ti aspettiamo! Ti
Buonasera. Buonasera, come si sta trovando nel nostro hotel? Tutto bene, avrei bisogno di informazioni. Certo, mi cosa c'è da visitare qui in zona? Le posso proporre questo bellissimo itinerario dove lei andrà a conoscere i luoghi più caratteristici di Roma. Uno tra i più importanti è Santa Maria in Trastevere. Nel nostro percorso di studi noi prepariamo i ragazzi a diventare dei bravi direttori d'albergo, ma non solo, perché i ragazzi che frequentano questo corso sono tutti ragazzi che sono innamorati del viaggio, perché finito questo corso possono lavorare nei tour operator, possono lavorare nel settore croceristico, quindi viaggiare con le crociere, ma anche occuparsi del congressuale. Stiamo realizzando dei video di promozione del territorio collegati a degli itinerari con i relativi QR code che permetteranno così ai turisti di poter visionare le caratteristiche del posto che stanno visitando direttamente dal proprio cellulare. Questa è una possibilità che consente così agli studenti di migliorare le loro capacità digitali e di conoscere meglio le risorse del proprio territorio in modo da poter favorire la presenza dei turisti nel posto che loro visiteranno. Abbiamo un bellissimo orto botanico e una serie di altri ambienti che hanno sempre la finalità di offrire professionalizzazione ai nostri studenti. Siamo in questo spazio ripristinato da quest'estate e abbiamo creato questo orto didattico. Abbiamo creato delle vasche in cui metteremo sia le erbe aromatiche ma anche proprio ortaggi che i ragazzi possono iniziare a coltivare. E l'idea è proprio di portare i ragazzi anche ai cosiddetti prodotti chilometro zero, anche in piccole parti, in piccole quantità. Ma è giusto proprio far sì che i ragazzi conoscano la materia prima, quindi proprio dalla terra fino poi alla produzione, alla manipolazione. In questo spazio, questa di Via Paglia ma anche quella di Via dei Genovesi, abbiamo anche messo delle piante di frutto, pero, cachi, avocado, quindi far sì appunto che il ragazzo conosca un po' i prodotti dall'inizio fino alla fine. Gli istituti professionali sono da sempre laboratori di innovazione. Perché? Perché si interfacciano col mondo del lavoro e perché si interfacciano col territorio. Quando si parla di innovazione non si può che parlare di tecnologia. Il nostro istituto negli anni si è dotato di tanti strumenti, tutte le aule hanno una smart TV e abbiamo PC, Chromebook, tablet a disposizione degli studenti sia in presenza che a distanza per le loro attività. Innovazione però non vuol dire soltanto tecnologia e nel nostro settore in particolare innovazione fa rima con tradizione. Voglio dire ad esempio che nel momento in cui i nostri studenti studiano la dieta mediterranea, studiano anche quanto la tecnologia ha cambiato l'agroalimentare, quanto l'alimentare ha impatto sui cambiamenti climatici nel mondo, e questo vuol dire guardare al futuro. Innovazione vuol dire guardare al futuro. Il ruolo di insegnanti innovatori qual è? È come se fossimo un calciatore che tira una punizione con una barriera davanti, dobbiamo cercare di fare gol senza vedere la porta, e questa è la sfida della scuola. Guardare al futuro e pensare che i nostri studenti faranno domani delle professioni che oggi ancora non esistono. In questi mesi noi non ci siamo mai fermati. Appena torneremo in presenza, la prima festa sarà l'inaugurazione di un nuovo laboratorio che abbiamo chiamato Innovation Food Lab. È un laboratorio in cui i nostri studenti, ad esempio, impareranno cosa significa non sprecare il cibo stampandolo in 3D. Inaugureremo anche questo nuovo spazio, che è uno spazio creativo, uno spazio nel cui confluiscono le varie personalità di questa scuola, tutti i nostri indirizzi enogastronomici, la cultura, l'accoglienza e soprattutto i libri fisici e i libri anche digitali. Tutto ciò che in realtà dà dignità al nostro percorso, un percorso di trasformazione, un percorso di accoglienza, un percorso di cultura e un percorso molto inclusivo. Thank you.
consiglio a tutti i ragazzi di frequentare questa scuola perché offre delle grandi prospettive lavorative e grazie all'esperienza e alla professionalità dei professori ti dà anche un'ottima formazione che adora anche comunque dai numerosi banchetti che vengono svolti durante gli anni sempre organizzati dalla scuola. Al terzo anno presi pasticceria, una mia passione fin da quando ero bambina. E post maturità decisi di andare a lavorare. Lavorare in una pasticceria meravigliosa, mi ha regalato delle esperienze fantastiche e auguro a tutti quanti di poter fare le esperienze che ho fatto io. Questa scuola mi ha dato veramente l'opportunità di iniziare la mia vita lavorativa, di improntare la mia passione. Mi è concesso di fare moltissimi stage in ristoranti importanti, ma anche di fare concorsi, magari di vincerne alcuni, poi l'ho vinti. È veramente un bel lavoro. È veramente un bel lavoro. Vedere i clienti che vi sorridono e vi dicono che quello che avete preparato è buono è una delle gioie più grandi. Detto questo, auguro in bocca al lupo a tutti i ragazzi e spero che facciate la scelta giusta.